Genitori, buongiorno, sono Cinzia Caselli, un'educatrice all'asilo nido Topolino. Assieme alle colleghe Loredana, Marzia e Francesca abbiamo pensato di proporvi un simpatico gioco sensoriale per far vivere ai vostri bambini l'esperienza del contatto con la natura pur restando a casa. Si tratta appunto della scatola azzurra, cioè di un contenitore di colore azzurro, il colore che ricorda il cielo e il mare e che infonde tanta serenità, tanto più se accostato alla sabbia che inseriremo al suo interno. Vi illustro brevemente l'origine di questo gioco, i sandbox, ovvero contenitori con la sabbia, nascono al lavoro di una psicologa svizzera che aveva scoperto il potere terapeutico della sabbia. L'insegnante Paola Tonelli poi ha portato i sandbox fuori dall'esperienza clinica e li ha introdotti nella scuola adottando il colore azzurro. Se introduciamo all'interno della scatola altri elementi naturali come sassi di diversa grandezza, conchiglie o animali marini, rametti, metteremo in moto la capacità del bambino di raccontare, di esprimere il proprio mondo interiore, la propria creatività e il proprio immaginario. Beh, adesso diamoci da fare, costruiamo questa scatola. Io, come vedete, ho adoperato un contenitore di cartone che ho dipinto di colore azzurro. Al posto della sabbia ho adoperato della farina di mais. Al suo interno ho inserito i materiali di cui vi ho parlato. Ora che tutto è pronto, lasciate il vostro bambino libero di giocare. La scatola azzurra è utilissima per lo sviluppo sensoriale e del pensiero narrativo. Il bambino si diverte a toccare la farina, la sposta, la fa scorrere fra le dita, tocca i sassi, le conchiglie, riscontrando la differenza di consistenza, gioco manipolatorio. Oppure, con gli animaletti marini, inventa fantastiche storie, gioco narrativo. Infine, la scatola azzurra è un efficace strumento didattico per comprendere concetti quali lontano, vicino, dentro, fuori, grande, piccolo. Spero tanto che questo gioco altamente educativo e allo stesso tempo divertente vi possa essere stato utile per passare del tempo con i vostri bambini. Bene, adesso io vi saluto e vi rimando al prossimo video tutorial.